Questa imperatrice è per me giovane, è difficile da interpretare perché è decine di anni più vecchia di me e interpreta un personaggio estremamente malvagio che è stata odiata da tantissima gente. Io, avendo vissuto la sua storia in quel periodo, ho iniziato a capire il suo cuore, la sua solitudine, la sua tristezza e anche le motivazioni che forse l'hanno portata a quegli atti crudeli che poi ha fatto. Quello che io da lei ho imparato è la persistenza e il fatto che lei riesca anche in momenti di setback, di sbagliati, insomma, a non lasciare mai il suo intento, a continuare, malgrado tutto quello che dicevano gli altri, è proprio questo che dobbiamo imparare da lei, diciamo, di non demordere mai, continuare. In tutti i paesi, non parlo di, se non è un imperatore, parliamo di un presidente, di un primo ministro, possono essere prima alle stelle e poi appunto cadere nella disgrazia più nera in poco tempo. Una volta ottenuto il potere è necessario che ci sia un sistema di controllo del potere, perché altrimenti si scade poi nel senso opposto, nella parte opposta. Perché quando uno sta per diventare imperatore, la cosa che lui può, che può toccare, che può influenzare più di tutto, che cos'è? La storia. E quindi mettere la mano su tutti questi file che tengono la storia che è successa è veramente un simbolo di grande potenza, perché la storia è quella che noi tutti i giorni facciamo, che noi tutti i giorni affrontiamo. Per adesso il sistema, appunto, in Cina, il sistema di film in Cina prevede, no, questa censura, prevede questo, diciamo, controllo della cosa. Allora molti registi anche chiedono che questo sistema diventi un sistema a tutti gli effetti, cioè legalizzato, cioè con delle regole precise, di modo che anche noi registi sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare, e non una censura così in generale. Noi del resto da parte nostra come registi speriamo di riuscire a migliorare questo sistema nel modo che ho appena menzionato attraverso appunto i box office e il fatto che il pubblico è sempre di più, insomma il mercato è, la richiesta è alta. Beh, poi non è inutile dire, cioè, i film cinesi sono migliorati, migliorano continuamente, il pubblico, il mercato c'è ed è sempre meglio. E io sono convinto che anche la censura c'è, ma migliorerà senz'altro anche lei in qualche maniera. I think it's really impressed me, you know. I think the audience is fantastic. It's so emotional, you know. I think the audience is the most beautiful audience I saw before, you know. I was so touched by their reflection to the movie. You know, I was in theater. I saw several different movies, and the audience, you know, they are very warm to all kinds of movie, and they love movie. Yeah. Mm-hmm. So I was really touched. And the Wudine is a beautiful and peaceful small town. You know, I think I really want to stay here, you know, to read the book and to write script, you know, someday in the future, I don't know, but it's really a beautiful town. Yeah, it's I love the place. It's quite different from China, you know. China is very 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 busy, very lot of energy, lot of, you know, very busy people, just, you know, but here is everything's just peaceful. Yeah, yeah.